una bella signora qua di Ceramita che si dedica all'agricoltura, sì. Una passione che avete sempre sì. avuto. Sì, sì, da bambina, quando venivo con i miei genitori ad aiutare e mi è rimasta. Cosa state facendo? Sto passando lo zolfo. Perché se no lo prende la peronospora nelle viti. Qui siamo nella zona di Granaro. Di Granaro, sì. È una bella zona per la coltivazione, sì. Per l'uva. Sì, sì, soltanto che adesso purtroppo i cinghiali distruggono tutto. Se non ci stiamo dietro, perché nonostante abbiamo recintato, lo stesso loro riescono a passare attraverso la rete. Scavano e passano. Ma purtroppo c'è un risveglio ultimamente dell'agricoltura o no? O vedete voi? Oddio, alcuni proprietari, anzi non è che sono proprio del comune, di fuori, che hanno acquistato dei terreni, lo stanno valorizzando questa zona. In qualche modo si sta cercando di valorizzare. Per lo zibibbo, per cioè il vino, anche il passito fanno, insomma. Soltanto che purtroppo nell'agricoltura i giovani non si dedicano, a parte serve manodopera. Manodopera e anche saper lavorare nelle vigne. E questo è purtroppo. Voi sempre tutti i giorni venite qua? Quasi sempre, quando qua abbiamo altri terreni che coltiviamo uliveti, ortaggi, quando veniamo qui nelle vigne. L'agricoltura prima di tutto è passione, no? Per me è passione. Mi piace guardare le cose che pianto, anche oltre le vigne qua ho piantato pomodori, piselli, insomma. A parte che so quello che coltivo e quello che mangio, che in questi tempi è importante. Chilometro zero. Sì, no, chilometro. Buon lavoro. Grazie.